Ok, ci siamo, giusto? Sì, ci siamo. Allora, intanto, buon pomeriggio. Un saluto, se, come sempre, a YouTube del futuro. Un saluto a Twitch ora. E prima di cominciare, volevo effettivamente fare un ringraziamento a quelle persone che al di fuori comunque di Twitch, di questo ecosistema, danno il supporto effettivamente per mandare avanti tutto sto discorso, e ad un nuovo follower che era arrivato post live, dopo l'ultima live in realtà di Silent Hill, Mr. Christian 99. Quindi ringrazio sempre, ogni piccola forma di supporto fa sempre piacere. Per il resto direi andiamo, non si perdono chiacchiere, non si perdono stronzate, via. E soprattutto quello che volevo dire, era dare, dopo quella che appunto era la prima parte, cosa che non avevo fatto perché preso troppo dal gioco effettivamente, le prime impressioni, le prime sensazioni su quella che fino ad ora risulta essere, dall'alto delle 3 ore giocate, giusto? Perché non è che ancora non giocato per intero, posso dare una prima idea. Quello che si può dire è che dopo queste 3 ore, Blooper sembra aver fatto centro con quello che è almeno al momento, per quello che sembra essere a livello soprattutto, vedete, atmosferico, ambientale, sonoro. Ho sentito, ho letto di critiche a livello di quello che può essere il combat system, ma c'è da dire che seguendo quella che è la serie Silent Hill, diciamo che non ha mai brillato per il sistema di combattimento, sempre un po' legnosetto. Quindi allora, non è che dobbiamo cominciare già, stai a rompere i coglioni. Fammi parlare. Dicevo, a livello di... Qua già ci sono problemi. A livello di sistema di combattimento, Silent Hill, storicamente... Siamo calmi. Storicamente... Ok. Solo lui? C'è solo lui, perché se c'è solo lui, mi accollo il combattimento corpo a corpo. Un attimino, abbasso qua. Ok. No, fermo, stai calmo. Olla! Mi concentro un attimo con lui perché sennò... Ok. Ti pareva. Madonna, sono duri, sono tosti, è difficile. E dicevo, a livello di... Ecco appunto, il sistema di combattimento. È Silent Hill, voglio dire. Livello non è altissimo, ma non è nemmeno una merda, voglio dire. Quindi direi va bene, va bene. E basta, questo era questo più che altro un primo una prima al momento, una prima sensazione su quello che è il gioco. Ci siamo a livello narrativo, è Silent Hill 2, quindi ci si stacca troppo. Siamo là. E questo, ecco. Ora, tornando a noi, e ci stava anche crepando. Ah, non ho bevande, non ho cure. Ah. Bene. Non avendo cure, la situazione è relativamente una merda. Allora, aspettate, perché io già qua mi sento in difficoltà. Io, almeno fino a quando non sento la radio, un minimo di tranquillità c'è. Vorrei trovare, anziché colpi della pistola, magari un colpo, ok, grande. Ma se andiamo avanti di un colpo alla volta, siamo sulla strada giusta. Vorrei trovare più che altro bevande salutari. Che cosa c'è qua? Dicevo, bevande salutari, perché la situazione è un po' tragica. Allora,
Documento. Pensi che sia crudele, ma ti sbagli. Questa prigione l'hai creata tu. Ti osservano mentre la costruivi. Ti osservavo mentre la costruivi. Ti osservavo mentre ti estraniavi dal mondo. Ti osservavo mentre ti seppellivi nell'oscurità. La scelta era tua. Io ti ho visto farla. Ancora, ancora e ancora. Stavolta non sarà diverso. Io starò lì a osservarti. Beh, rassicurante, dai. Cioè. Ok. Aspetta, cosa stai facendo, James? Sposta la telecamera. Io posso spostare l'armadio, però. Sembrerebbe, sì. E questo serve a... Bene. A destra, sotto i tetti che pungono la luna. Sinistra vedo impronte, ma persona alcuna. Starà tornando a casa o giù per altre strade. Si destreggia tra ricordi che scorrono verso l'Ade. È una filastrocca, una... Aia! No, non mi fare questo. Aspetta. Allora, aspettate. È un rompicapo. È un rompicapo. Com'è che inizia? Com'è? Com'è? Sotto i tetti che pungono la luna. A destra, sotto i tetti che pungono la luna. Devo andare a cercare un qualcosa che dia un minimo di... Indicazione. Vabbè, una cosa easy, ecco. Sette. Potrebbe essere il primo numero? La prima cifra? Oh, c'è un bel bordello, eh. Allora, aspettate, sette. No, non questo. Sinistra vedo impronte. No, però lui dice sotto i tetti che pungono la luna. Sotto i tetti che pungono la luna. Sotto i tetti che pungono la luna. Dice destra, quindi il pensiero mio è quello di dovermi girare. No, non ho la torcia, grazie. Impronte di base, penso sia questa la seconda roba, ok. Però, per iniziare, lui dice: sotto i tetti che pungono la luna, sinistra vedo impronte, ma persona alcuna starà tornando a casa o giù per altre strade. Si destreggia tra i ricordi che scorrono verso l'Ade. Fammi capire intanto la composizione, perché diciamo che è un po'... Oddio. Allora io intanto vorrei cercare le cifre, perché qui c'è un bordello a livello di segni, numeri e roba. C'è un cesso qua. No, non penso dia grandi indicazioni. Capiamo. La seconda cifra credo sia 7, ma la prima? A destra, sotto i tetti che pungono la luna. A destra, sotto i tetti che pungono la luna. A destra, sotto i tetti che pungono la luna. So, sembra essere un 2 quello, ma mi sembra messo un po' a casaccio, non... Sotto i tetti. Devo trovare una luna? Devo trovare una raffigurazione di una luna? Magari devo togliere la torcia? Mm-mm-mm-mm.
Allora. Mi chiama meno male che ho messo normale a livello di nella difficoltà degli enigmi. Penso di dover trovare diverse raffigurazioni, con quelle ci sono i vari numeri. Il problema è che anche perché appunto. Ok, senza. Allora, in base a quello che riesco a vedere qui, senza torcia non si riesce a vedere l'immagine. Quindi l'idea è magari cercare di girare in modo tale da trovare questo spazio vuoto dove poi mettono i numeri, ecco, dove possono stare i numeri, le cifre. Le cifre. Sotto i tetti, sotto i tetti, quindi potrebbe essere a muro, poco sotto il tetto. Poco sotto il tetto, ma a livello di sotto i tetti. No, penso di allontanarmi troppo in questo caso. Ma il problema più grande è che non riesco a trovare oltre a quel numero iniziale, non vedo altri numeri effettivamente. È da capire più che io credo sia una combinazione a quattro cifre, giusto? Vediamo, tipo. Ah no, non giustamente una. Ok, no. Così non si può capire mai. Aspetta. No, ok, no. Allora. Qua non si vede nulla. No. A destra, sotto i tetti che pungono la luna. Sinistre. A destra, ah, non è sinistra, sinistre, vedo impronte. Sinistre, penso intenda sinistra. Ma persona alcuna starà tornando a casa o giù per altre strade. Tetti che pungono la luna. Ma forse non mi devo basare su quello che. Qua c'è la casa. Considerando quello che dice, considerando quello che dice, allora qua c'è. No. Questo cosa sarebbe esattamente? Cosa mi rappresenta? Cos'è questo? Niente, ok. Mi sono andato ad inculare in una cosa. Ok. Più passo tempo qui dentro, più mi sto rincoglionendo. Allora, la lucina è accesa. Ma non è che devo magari. No, mi sembra una cosa un po' troppo forzata. Sotto i tetti che pungono la luna, sinistre vedo impronte. In persona alcuna. Sotto i tetti che pungono la luna. Sotto i tetti che pungono la luna. Aspetta. Aspetta. Questo è uno spazietto che lui. No. Sotto i tetti. Sotto i tetti. Che pungono la luna. Io penso lui. Penso che lui divida il tutto sulla base delle pareti della stanza. Destra, chiaramente, intende questo lato, la destra, ma vorrei capire anche dove andare a buttare gli occhi, perché mi si stanno anche un po' incrociando, mi si stanno sfottendo. Ah!
Sto cercando numeri, ma l'unico che riesco effettivamente a trovare è questo, la casetta 7, che presumo sia il secondo numero. Cazzarola. Non è che posso più... No, perché ti chiude qua dentro. Sotto i tetti che pungono la luna sinistra vedo impronte, ma persona alcuna. Starà tornando a casa, giù per altre strade, si destreggia tra ricordi che scorrono verso l'Ade. Certo, magari non ci vorrei passare tutta la live qui dentro, però... voglio dire... Però è anche vero che... Porca miseria! Aspetta... Cercando di trovare... Anche dei consigli a livello visivo, ma non lo so perché sono nascosti. Sono nascosti. Che se io vado a spegnere, questo non. Questo. Ok, 7, ma 7 è il secondo numero, quindi. Non lo so, poi ci sono questi numeri. Sono numeri, no? Questo non è un S, è un numero, ma sono un po' a casaccio messi. Sembra. Magari a terra. E mi sto facendo prendere dal non capire. Allora. 7 è il secondo, però 7 sono abbastanza sicuro sia la seconda cifra perché in base a come recita qua la sinistra vedo impronte sinistre vedo impronte ma persona alcuna quella casetta dove la casetta dove c'erano le impronte però poi dice starà tornando a casa cioè nella stessa discorso dove c'erano le impronte c'è pure una casa. Non vedo persone alcune. Aspetta. 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 Le impronte sono 4. La casa va a dire 7. Aspetta, 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 aspetta. A destra, sotto i tetti che pungono la luna. A destra, sotto i tetti che pungono... La luna. Sinistre vedo impronte. 1, 2, 3, 4, 7. 4, 7. Ma persona alcuna. 0. Oddio. 4, 7, 0. Persona alcuna. Starà tornando a casa o giù per altre strade. Si destreggia tra i ricordi che scorrono verso l'Ade. Una grande fase di riflessione qua. Quattro, sette, zero. E qua cosa mi rappresenta questo? Sarebbe l'Ade? Una rappresentazione un po' fantasiosa. Uno, due, tre. 470, ma non mi pare proprio una stronzata, proprio campata per aria. 4. Ma che cazzo sto facendo io? 4. Ah! 4. 7. 0. 3. No, infatti. Troppo. E quella dei tetti non mi convince. Però lui dice. Il tetto è 1. Il tetto è 1. Parla al plurale, sotto i tetti che pungono la luna. Però dice, però scusate, a destra sotto i tetti che pungono la luna, a sinistra vedo impronte. Perché dice destra? La sinistra è dove c'erano le impronte, la destra è dove i tetti che pungono la luna. I tetti che pungono la luna. Questa sarebbe la luna?
Non lo so. Qual è la rappresentazione della runa qui? I tetti che pungono la luna. Porca mignotta. Calma. Sinistre vedo impronte. L'idea mia è i tetti che pungono la luna. Il problema è che tetti io non ne vedo, quindi potrebbe essere uno, quello lì della casetta effettivamente. Uno, quattro sono le impronte. 0 1407. Ma mi sembra molto sempre anche questo. Vediamo. 1 4 0 7. No, manco per la minchia. Ah, va da 0 a 19. Va da 0 a 19. Queste impronte partono da un punto specifico oppure. Devo capire meglio la composizione generale, perché sennò qui si fa notte. Allora, il problema è che io non vedo oltre questi numeri, ma messi a caso completamente, altri numeri. Porca Eva! 11. Cos'è questo? Questo che cos'è? Cosa mi rappresenta? Allora, abbiamo un 7, abbiamo un 11. Minchia, dobbiamo guardare alla perfezione. Cioè, merda, 4. Allora, aspetta. No, 4 non lo devo considerare. 7, 11, 13. Allora, abbiamo un 7, un 11, un 13. Al momento sono tutti a muro. Per favore, dai. Allora, 7 è una. Sono i passi di cui parla. Allora, aspetta, andiamo in ordine. E allora, i tetti di cui parla sono questi. Dov'è? Questi. Poi c'è. Quindi i tetti sono. Il primo numero è 13. Poi abbiamo il 7, perché parla di impronte. O giù per altre strade. Intanto fammi trovare quest'altro numero. Credo siano tutte a parete comunque. Le immagini sono nascoste. Mi auguro non siano sul tetto, sul pavimento, perché diventerebbe una cosa abbastanza complessa. L'11, non so, onestamente, sembrano quasi dei. I sentieri, no? Dei. Il problema è che manca un. Mancherebbe un numero. Sai che manca un numero nel caso. Questo è il primo, il 13. Il primo è il 13, sicuro. Allora. Mi sa che può trovarsi anche a terra. Ah, merdaccia. E alla fine segni. Oh! No, ok. Allora.
No. Ok. Allora. Cazzo, ma sapete che mi sta mancando un numero? Mi sta mancando un numero. Porca merda, mi manca un numero. Me ne sta mancando uno. Calma. 13. E secondo me è una cosa nel mezzo tra il 7 e l'11, ma io non lo sto beccando, onestamente, non lo sto arrivando a vedere. Sul tetto è possibile. Non ditemi. Ditemi che potrebbe stare pure sul tetto, perché onestamente qua niente. Allora, cos'è questo? No, no, non è. Ah, quasi quasi io proverei a caso, onestamente. Cioè, perché. Oppure è fatto per essere a caso. I tetti che pongono l'1 è 13. Le impronte 7. Altre strade penso sia quelli. Quelli sono dei sentieri 11. Quindi 13, 7, 11 che scorrono verso l'Ade. Tra i ricordi che scorrono verso l'Ade. Sentite, vediamo. Abbiamo detto 13, 7, 11. E qua è però qua è cazzo completamente, cioè non posso andare così tanto a caso. Ci deve essere un zoom, perché riduco quello che è il campo visivo effettivamente. Io credo lui li metta in ordine del tipo qua parte, lui gira, fa tutto sto giro. Si arriva alla casetta si dovrebbe passare direttamente al all'11 o c'è qualcosa nel mezzo? Allora, a terra. Magari qua in giro e no, sul tetto. E se dovessi spegnere la luce effettivamente per vedere l'ultimo numero? No, qua non. Provando a spegnere la luce. Sto diventando pazzo a stare qua dentro. Porca merda! L'ultimo numero, l'ultima cifra. Quale giù per altre strade si destreggia tra ricordi che scorrono verso l'Ade. Allora. No. Oddio, ma qua non è nemmeno una questione di qui, qua è una questione di valli a trovare, che cazzo, una certa. Allora, siamo sicuri sul 13 iniziale, sul 7 a seguire, sull'11, ma io non trovo.
quello che teoricamente dovrebbe essere l'ultimo numero. E ho dei forti dubbi su quest'ultimo. Perché la mia idea è che si possa trovare anche al buio. Non è che magari, appunto, mica si è rotta l'altro. L'ho scassata veramente. Non so se può avere una logica. Ha senso come discorso? Quello di aver rotto la lampadina. Oh, Madonnina. Allora, se trovare un numero di merda tutto questo. Non so nemmeno se l'ordine è quello, però teoricamente se lui dice i tetti è il primo, ok, ed è 13. La cale impronte con la casa 7. Ho il dubbio sull'11, perché non so se o giù per altre strade. Ma sì, perché giustamente. E poi l'Ade, se devo fare un ragionamento di tipo figurativo, queste sono strade. Si destre. Cos'è che dice sulle strade? Giù per altre strade. Queste sono delle strade che effettivamente vanno in basso. E poi, quindi comunque 13, 7, 11 ci siamo anche. Il problema è destreggia tra ricordi che scorrono verso l'Ade. Ripeto, stavo per dire figurativamente l'Ade, l'inferno, quindi comunque si dovrebbe trovare in basso, ma quindi da qui si va verso il basso? La logica è questa? Se segue una logica? Non so se segue questo tipo di ragionamento. Ma io qui non vedo tutti sti grandi numeri, oltre. Madonna mia, ma può essere così? Ma così bastardo? Perché secondo me è nasco. Secondo me l'hanno fatta apposta, l'hanno messo in un punto ancora più stronzo del solito. Sul cesso, no. Ah! Che sta cosa? No, ok. Ora sto cercando di guardare in maniera maniacale, ma a livello dietro sta. Qua non mi convince sto discorso perché. No, ok, ma non sembra, no, no. Ah, che cos'è? Un pisello? No, ok. Se io guardo da questo lato, non trovo una minchia. Ok. E bisogna capire lui cosa sta intendendo qui per destreggiarsi verso l'Ade. E qua è tutto un casino. Potrebbe essere anche questa specie di. Ma non c'è niente qua. C'è nulla, non c'è nulla. Cazzo! C'è una sega! E non trovo l'ultimo numero, è pazzesco. Non si trova l'ultimo numero. Allora, la casetta, dov'è? Casette. Dove cazzo stava casette? L'avevo visto. Allora, quello è sicuro e siamo ad 1. 13, 7. Poi c'era il discorso, il sentiero in basso. Allora, aspetta, perché qua
qua diventa anche un po'. A destra i tetti che pungono la luna, i tetti sono il 13. Sinistre vedo impronte, ma persona alcuna. E le impronte sulle casette sono il 7. Starà tornando a casa o giù per altre strade. Quindi l'idea giù per altre strade, come è raffigurato quello, è l'11. Quindi 13, 7, 11. Dove cazzo è l'ultimo numero? Si destreggia tra ricordi che scorrono. Verso l'Ade. Tra i ricordi che scorrono verso l'Ade, se io devo seguire la logica, dall'11 che va a scendere. Minchia, non lo so. Sta rompendo il cazzo. Un poco. Madonna mia. Allora, calma. Perché qua me l'hanno messo in un punto di merda. Allora. E che può essere ovunque, cioè può essere ovunque, non è che c'è un punto dove dici è giusto, no! Ah! Perché l'idea è anche quella di spegnere la luce, non lo so, magari l'Ade inteso come figurativamente l'inferno, quindi non il buio, l'ombra, no? Ma qua non sembra avere. Oh, no, giusto, era quello, era l'11. Io vado a cazzo di cane. Li tiro. Tanto, seguendo la logica, dovrebbe essere l'ultimo numero, quindi. Allora, 13. 7. 11. E poi qua partiamo dallo 0 e via. 0. Il cazzo. Ripristina. Ok. 13. 7. Cazzo, cos'era l'altra cosa? 13. 13. 7. 11. 1. Porca Eva, ho sbagliato. Che cervello. 13. 7. 11. 1. No, ok. 13, 7 e sono andata all'indietro. Porca Eva! 13, 13, 7, 11, 2, 2. Però mi sembra una stronzata, onestamente, mi sta sembrando una stronzata. Non è possibile che non si deve trovare l'ultimo numero, non ci devo credere. No. Andiamo così e basta. 13. 7. Però io sto pensando, lui non mi dice nemmeno se ci devo andare da davanti o da dietro con i numeri. Cazzo. Non penso cambi il discorso. 13, 7, 11, 3. So onestamente, non lo so onestamente, non lo so onestamente. Allora, calma, calma, calma. Allora. Diventa tosto e il cervello comincia a dare segni di cedimento qua, eh? Ci si deve arrivare, ci si deve arrivare perché a cazzo, così a caso non si arriva a niente. Quindi ci si deve arrivare. Allora. Finora tutti i numeri stanno a parete. Sul tetto e a terra non ne è risultato nessuno, quindi. Oh, e guardiamo proprio in maniera maniacale, ma. In maniera maniacale. Scendendo. Ci sono dei numeri.
piccoli però e non penso siano quelli giusti, no? Quindi se io faccio tutto cos'è quello? No, che okay, no. Però no. Ma che cazzo è? Però c'è una forma di una specie di cosa che spunta sotto. No, ma non penso che no. Scendendo, girando. No. Questo no. Madonna, ma è il rompicazzo più rompicazzo di questo lo potevano fare. Scendiamo, risaliamo. Questo non si basa nemmeno sul cui, si basa sul culo, cioè devi trovare. Ah. No. Dentro? No, sa mai. Il gioco mi sta prendendo per il culo. Il gioco sta prendendo per il culo. E Silent Hill ha questo potere. Non la conta giusta. Non la conta giusta. Qual quadra non cosa. Mi era quaccata addosso, era il set della casetta. Non può essere così vicino a questo, non è possibile. Sono tutti ben distanti l'uno dall'altro, quindi questo muro potrebbe essere. Allora, vediamo. Tensione massima. Che cazzo è questo? Un calice, un boccale No, non è niente, significa niente. Ah! No, chiudo, no, si vede niente. Salgo, piano, scendo, salgo. Ma ci devo credere? Cosa mi vuole dire il gioco? Mi sta scoppiando il cazzo di cervello. Mi sta esplodendo il cervello. Allora, oddio, Cristiano, com'è? Ah, i numeri sono. No, ma mi ricordo, tranquillo. I numeri sono 3? Quindi mi vuoi dire che effettivamente sono solo. I numeri sono 3, quindi seguendo. Io a posto, tutto bene, sì. Seguendo quindi il ragionamento, la logica, sono solamente i 3, quindi 13, 7, 11, magari? Strano però come discorso. 13, 7, e che cazzo? Allora, 13, minchia. 13, 7, 11. Madonna! Grazie. No, grazie perché stavo qua per altri 40 minuti. Perfetto, va bene. Allora, moneta uomo. E con questa che minchia ci si fa? Ma vediamo allora. Capovolgi. Ok. Quindi, va bene. E questa già. Una chiave. Ok. No, vabbè, giustamente. Allora, chiave d'acciaio. Chiave d'acciaio. Io penso esattamente di qua. Ok. Però la moneta poi boh. Vediamo. Allora. Aia. Roba. Roba de merda. Roba de merda, però io sto per tirare le. Ci sto per crepare, quindi. Allora, calma. Lo direi per farla safe, per farla più sicura. Ah, vabbè, una bratta, sei una bratta. Sti cazzi. No, però ancora la radio va. Ehi. Ehi.
Ah, ok. Chi è? Ancora radio. Non mi piace. Siringa, siringa, siringa. No, bevanda. Ok, va bene. Almeno. Che cazzo è? Non ci credo. Va bene. Allora. Chiave della scala piccola al secondo piano. Questa è una scorciatoia per finire. No, volevo aprire la mappa e capire. Ok. Allora io voglio andare in ordine però, perché in questa maniera. Minchia, un'altra. Oh. Qui si finisce. Allora, dovrebbe essere più o meno l'inizio questo. Teoricamente la. Ok, penso. Ok, va bene, va bene, va bene. L'inizio, l'inizio. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Che cazzo è? Ah, ok. E andiamo con arma fisica. Magari evitando di farci sboccare addosso. 2, 3, via! 1, bastardo maledetto! No! Chia so tosti! Sempre in situazioni di pericolo, perché non sia mai! Niente, full vita a me non piace starci, quindi sempre nel pericolo più totale. E sempre nella merda. Allora, io sto pensando. Questa parte può essere la chiave. La chiave mi sembra di questa, vero? Quindi so perché accedere al terzo piano. Non so, però prima di provare la chiave qua. Mi sento di star mancando qualcosa, perché dove c'era sto discorso maledetto. Qua dov'era? Qua è dove c'era la bevanda e gli scarafoni. Va bene. Da questo lato. Questa che cazzo è chiusa? No, che è aperta. Ah, questa è quella della merda di. Va bene. Allora rientrerei. Non ci posso tornare, giusto? Comunque. No, va bene. Quindi in ogni caso sono obbligato a continuare di qua. Perfetto. Allora. A sto punto, io proverei ad utilizzare la chiave. Tentativo. Tentativo. Quindi, via. No, ma dove minchia sto andando? Però era. Ah, però c'era anche la porta che andava fuori. C'era la porta che andava fuori sul balconcino. Ma perdersi qua dentro è un attimo. Mi sono perso completamente. Cazzo. Allora. Calma. Calma. Qui dove era? Sta roba dov'era? No, ma qua è dove c'era la TV, dove c'era la. Madonna mia! Allora. Allora, torno un attimo dove c'era la zona del rompicazzo. Allora, qui è dove c'è. Proviamo intanto qua. E si apre. E c'è il salvataggio. Io direi salviamo intanto, perché non so. Non so onestamente. Il gioco è stato salvato. Ok, grazie. Sopra o sotto? Lui diceva che al terzo piano. Ma se teoricamente vado sotto. Se io vado sotto. Madonna
confusione. Oh madonna, che la confusione. Allora. Intanto via di colpi. 5. Minchia. Questo mi sa di ok, scorciatoio, ok. Di qua. Questo è chiuso completamente, ok. Chiusa, sento suoni. C'è gente che sta poco bene. Chi minchia è? A posto? Ehi! Famo che ora arrivo, famo scherzi. Ah, vabbè, qua è tutto. Madonna mia, che. Allora, arrivo. Allora, calma. Colpi. Aspetta, giovane. Ma a me come serve, come sempre serve una bevanda salute. Minchia. Who's there? It wasn't me. I didn't do it. I didn't do it, I swear. Hey, are you okay? I didn't do anything. He was like that when I got here. Era. Oh, you mean the man back there? In the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. Yeah, it's all right. I'm not saying that you did. Look, my name is James. Che James al James solito una Sutherland. calma e tranquillità. So, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that. Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, deep breaths. Ancora che spocca! This place, it's not safe. These things, this whole town, there's something wrong with it. Abbiamo un genio! Yeah, you're right. You want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet, I need to find someone. Oh. No, Cree, da PS5. Da PS5, sì. Sì. Frattempo, Eddie continua a darci dentro con lo sbocco. Ehi. Stiamo calmi. Allora. Io volevo capire un attimo. Madonna, è troppo buio la zona. C'è un buio de merda. Ma se uscissi, no? Di qua. Continuando di qua, quanto si può andare? Ah, no, vabbè, in realtà non si fa niente. Quindi alla fine, ok. Oppure. No, no, infatti non che si torna dove si era prima. Allora, io direi usciamo un attimo, nella speranza di non essere massacrati. Madonna, qua finisce. No, finisce in tragedia qua. Non esiste. Dimmi che ti apri, per favore. Dimmi che ti apri, James. Ok. Ok, altra shortcut. Basta, silenzio. Altra shortcut. Ora con calma, siccome io già so che lì fuori c'è per forza qualcosa. Per forza. E qui c'era il salvataggio, direi un attimino salviamo. Io onestamente vorrei usare i colpi il meno possibile.
La mia mente da giocatore da survival horror mi fa dire usali il meno possibile, però sempre l'esperienza. La zona è una merda. Allora, questo però che è di spalle volendo. Il cazzo, esattamente. Direi due colpi e via perché sono in una situazione di estremo pericolo. Certo, se evito di andarci in mezzo al colpo, magari. Oh, cazzo. Madonne! No! Non è possibile. E vabbè, ma è finita comunque. È stato sempre il top per questi titoli. No, vabbè. Ti ringrazio. Ah! Allora. E vabbè, è andata. Se vedemo. Non è che qua nel mezzo, in tutto lo schifo. Ma mi sa che devo andare di pistola a meno che. Lì che cosa c'è? C'è qualcosa lì. Saltare giù e stai calmo un attimo, aspetta. L'idea è. Allora lui. Ok. Shhh, va bene, prendile e vattene. Perfetto, di lusso. Va bene. Perfetto, è andata per come doveva. Io direi allora. Quello che cos'ha? Quello ha qualche problema di deambulazione, vabbè. Qua niente, qua è tutto. Sembra tutto chiuso. Stavo scherzando, via. E via. Siamo messi non male. Peggio. Peggio. E qui dentro. Allora, io ho trovato moneta serpente, moneta uomo. Io presumo l'idea, siccome. Il problema è che sono 5. Anche volendo, io 2 li posso togliere per ora, però. Ne mancano 3. Almeno sembra ne manchino 3. Non ti stai calmo. Quindi qua si risalva un attimo. E ricontrollando un attimino la mappa. Io che chiavi ho se ho delle chiavi? Non ho chiavi. Quindi di aprire altre porte comunque non se ne parla. Siccome mi ricordo che prima sopra c'era quel balcone effettivamente. C'era quel balcone dove per un attimo sono uscito per poi rientrare. Ora la cosa è ritornare là. No, lì si va al terzo piano e il terzo. Oddio. Oddio, non mi ricordo. Lapsus. Se io salgo, no? No, ok, qua si poteva ancora andare. Questa l'ho aperta? No, questa è chiusa. Sopra non ci si può andare. E lì siamo sul sicuro. Riscendendo. Sì, però io in queste condizioni non ci posso stare manco tanto, eh. No. Riscendendo si torna qua. Si torna qua. E allora. Ok, la 205 dove c'è il balcone. Dove c'è il balcone? Però. Scusate. Dov'è questa? Questo era un balcone, ok. Dove io poi non sono uscito, ma che cosa portava? Niente. Alla 2.7. Esco di qua, ci sono le scale. Giusto? Sì, andando un po' più avanti ci sono le scale. Ok. Ah, questa era la scorciatoia. Ok, la prima scorciatoia. Ritornando qua, teoricamente, questa è chiusa. Questa è aperta. Che cos'era questa? 2.10. Sti cazzo di balconi, mamma mia. Due dodici.
2:12. Allora, e penso di dover risalire. Io non ero salito. Oh sì, no, non ero salito. Sono sceso. Quindi ora si sale. Mi sembra di essere... No, sono sceso prima. Ok, sono sceso prima. Va bene. Sopra. In teoria sono... Sì. Quindi... Chiuso, va bene. Nuovo. Roba nuova. Mappa c'è. E... minchia. Va bene. Piano piano. Con calma. No. Ok. Chiuso. Io direi in queste condizioni si va di pistole perché non posso andare a rischiare il combattimento in questo momento. Se io vado dritto per dritto si va a fermare il corridoio, a differenza sì, perché poi lì oddio non cambia tanto in realtà. Quindi andiamo prima di qua. Andiamo prima di qua. Ah, vabbè. Cioè... vabbè. Scherzavo. Meglio così, chiuso, va bene. Meno vie. Quindi. Tolta quella. A sto punto a destra. Questa. Chiusa. E cazzo, è chiusa pure questa. Ah, il buco. Oi! Oi! Morta! No! No, non ci sto. Questi no. Ehi là! Oh. Vedi, non rompere i coglioni, allora. No, i manichini no, troppo. Bevanda! Allora, ok. Sempre nella merda, sempre nel fango stiamo, però almeno rispetto a prima un colpetto in più si potrebbe anche prendere. No, questi sono i manichini, sono bestiali. I manichini sono bestiali. Allora. Troppo buio però, cazzo. Io non vedo niente. Con tutto che c'è la torcia, io non vedo una minchia. Allora, apriamo qui. Qua niente, ok. Minchia però di atmosfera. Ok, colpi, ci stanno. Se ne pistola. No, manichini no. Manichini, D'obbligo la pistola. Vabbè. Cazzo. Aspettate. Qua, questa è chiusa, va bene. Ma io da qua dentro potrei sparare. Merda! Minchia. E per ora si esagera questi minchia di manichini. Anche meno. Allora. Colpi uno dietro l'altro. Ma porca miseria. Questa è? Come proiettili? Ma dentro la cosa delle... Ma vaffanculo, va. E questo? So che c'è qualcosa qui, lo so. Me lo sento... All'apparenza sembra tutto normale, ma non lo è. È sotto, palpita, cerca di uscire, vorrà uscire. O sono io che devo entrare, devo scoprirlo, riportarlo in superficie. Strappare strato dopo strato per poterlo vedere. So che è lì. Ma è sempre tutto tranquillo. Tutto basic nella norma. Va bene, dai. Ora. Non era il manichino che stava lì dentro, eh? No. Lo stronzo, quello è sempre lì dentro. Non è che magari... No, perché mi devono fare l'attentato. Allora...
Però la radio non dà nulla. Minchia! Mi sono cagato addosso. Un attimo. Minchia. Ma io dico, ma la radio qui cos'è? È andata in ferie, si è presa 10 minuti di pausa, ma non ho capito. Madonna mia, ora sono morto praticamente, perché... Cazzo! No, invece no, e invece no, e invece no. Minchia, invece sì. Madonna mia. Un attimo, mi devo un attimo riprendere, perché... Ah, cazzi! Minchia, la luce, vero? E vedete, sta zona è impestata di sti stronzi. Comunque mi sono preso un coccolone. Mi sono cacato addosso di potenza. Va bene. Non credo, la radio dovrebbe dare un minimo di indicazioni. Vabbè. Sti cazzi, ha detto. Ho tipo sfasciato il controller per mettere in pausa. Mi stava volando. Allora, è sempre nella merda comunque. Sempre e comunque in uno stato di pericolo. Va bene. Qua. No, ma no, aspetta, ma in che senso? Ma la radio non ha effetto con i manichini? Ma mi stanno facendo cacare addosso, ma l'uno dopo l'altro? Ma come cazzo sono messi poi? Ma non lo sto capendo io. Ma sono... Madonna, ma... Ma quasi quasi l'idea è quella di camminare con la luce staccata. Cioè, ma se mi devo prendere un colpo ogni... Però non vedo una minchia io, quindi non è che... Dove sono? Mi sto cacando addosso. Allora, lì sotto si passa. Ok. Nota. Mi sbagliavo, c'è un po' di contraddizione, ma non avevo del tutto ragione, devo strappare di più, più vicino al sangue. Bah. Cercavo all'esterno, ma è dentro di me, c'è qualcuno dentro di me. Ah, dentro, proprio... Ok. Buono, biglietto sinistro. Ma con i manichini la possiamo anche smettere. E giustamente loro mettono una bevanda a salutare ogni stanza. Perché se mi devono mettere un manichino ogni minchia di stanza è finita praticamente. Cioè, a livello di munizioni, a livello di cure, mi sto distruggendo. E allora, questa non so se è chiusa, faccio un tentativo perché... È aperta, però andate a fanculo un attimo. Ah, ok. Per... Allora, la siringa io la terrei per uno stato di estrema criticità. Quindi... Per ora la teniamo. Poi nell'ipotesi di disastro si usa questa. Bloody apple. Ok, una bevanda. Su quell'attina, sì. Alla mela, sì. E quindi? In che senso ho raccolto su quell'attina? In che senso raccolto? Scusate. Oggetto chiave. Una confezione pesante che contiene varie lattine al succo di frutta. Oggetto chiave. Al solito lui mi piace come la mette... No, aspetta un attimino. Via. E se la mette in tasca, giustamente. Che fa? Scherzi? Il succo... proprio la cassetta del succo di frutta. E... Vabbè, colpi. Questo qui è... Che cosa? L'immondizzaio, il merdaio. Succo in lattina. Perché? Ok. Ah, perché fa cadere. Ok. Va bene. Va bene. Hai ragione. Qua ha avuto ragione, James. Qua ha avuto... Calma.
Qua ha avuto ragione. Quindi quella è la terza moneta. La terza moneta. Scivolo intasato. Però ci sono quelle stanze. 314-316, ma anche le stesse 315-317 che almeno per ora sembrano irraggiungibili. Io, dove cazzo sono? Qua, ok. Proverei ad andare a prendere la moneta, che di quello che ho capito è caduta nel cortile, fuori, l'esterno. Si salva al solito perché mai, quindi salviamo. Allora, moneta all'esterno, sì, giusto, moneta all'esterno, quindi per arrivarci nel modo più veloce possibile, non leggere, non mi interessa. Si scende. Abbiamo finito di scendere, ok? Qui si usciva e qua in teoria. Che cosa è stato? Ah, giustamente ci sono loro dall'altro lato, ok. E qui. Dov'è? Eccolo. No, però è caduto da qualche parte qua. Ma che la devo trovare? Ah, eccola. E siamo a tre, moneta donna. Che cos'è? Comunque, siamo a tre. Progressi. Lì è dove ci stanno gli stronzi dove c'era la piscinetta. E direi, mettiamo la moneta. Si mette la moneta. Non è che lui cosa dice? 5, no, vabbè, so 5 comunque, quindi ne mancano due, onestamente. Che cosa c'era qua? Ok, me l'ero mancato, cazzo. Ne mancano due, ma onestamente io non saprei a questo punto. No, il volevo cambiare piano. Sono tentato dal tornare al terzo piano. Ma perché effettivamente il terzo piano, conti fatti, è completamente, cioè, andando a togliere qualche stanza. Il secondo, la 201. La 201 è chiusa? Io ho delle chiavi? Non penso di avere delle chiavi. La 201 era chiusa? Sì, era chiusa. La 201 era chiusa. Quindi l'idea è tornare al terzo piano. L'idea è tornare al terzo piano. Io non mi ricordo perché c'era l'altro balconcino dove. No, non era questo. Forse di qua, no. No, di qua, ok. Allora, ti ringrazio, Cri, vai tranquillo. Comunque, ti ringrazio per esserci stato. Grazie comunque e buon lavoro, grazie veramente. Allora, e a sto punto, cazzo. L'idea è quella di tornare. L'idea è quella di dover tornare a sto punto. No, qua non. Però. Ma quelle sono finestre? No, sono finestre, non sono stanze, giustamente. Quindi. Vabbè. Si torna un attimo sotto. Quindi torniamo giù. Ah, ok, dove ho aperto l'altro lato, che quindi si gira di qua e si torna là.
Voglio tornare al terzo piano perché non me la racconta giusta. Cioè, non c'è qual quadra che non cosa, quindi. Cazzo, l'115. Ma non ho provato nemmeno ad aprirla. Ok, perfetto. Ora sappiamo che è chiusa. Vabbè, almeno. E nemmeno la 116, ma non ho capito. Ma James, questi momenti di. No, no, la 116 è giusto, è quella dove c'era Eddie. Ok, è quella dove c'era Eddie. Ok, no, vabbè, si usciva, va bene, no, 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 qui ci siamo, qui ci siamo. Problema principale. Cazzo! Allora. Allora. Ok, io non so onestamente se. No, questo è il primo piano, quindi comunque devo salire. Dicevo che dovevo salire, sì. Allora, siamo a 3 monete su 5. Mi vengono dei dubbi. Mi vengono dei dubbi. Cosa sto mancando? Di qualcosa sto mancando. Per il problema è capire che cazzo sto mancando. C'è la mappa. Ehi, tamo buoni. No, quello è il merdaio. E vabbè. Questa. Io voglio tornare, onestamente, ma non mi ricordo come ci si torna, mi sono completamente perso. Non lo indica sulla mappa? Dove. Allora. La parte, quella del rompicapo, la stanza del rompicapo. Che c'è scritto? No, mobile delle monete. No, no, quelle dove mettere effettivamente le monetine. Io questa zona onestamente la riesplorerei un attimo. Perché manca qualcosa. Sento di aver più o meno mancato qualcosa. Allora. Boh! No, qui c'era. Ok. E se dovessi ritornare qua? Se per dire. La finestra era. No, ok. Alla 312 non mi ricordo più cosa. Cosa ci poteva stare? Ah, dove ho preso l'altro infarto per quello messo a terra, vabbè. Ah, vabbè. Per come stanno messi, per come sono posizionati, voglio dire. No, no, ma non credo che ci sia qualcos'altro qui. Non. La vedo come zona bella. Bella chiusa realmente. Non dà tutti questi grandi spunti. Ma cosa sto mancando a questo punto? Che qualcosa che manca c'è. Monete so 5, ne ho trovate 3 ancora. Direi di rientrare nel merdaio. Ah no, il merdaio semplicemente. Vabbè, non ci faccio niente. In fondo cosa c'era? Qua in fondo? No, vabbè, qualcosa comunque di non accessibile. Ma qua non c'è una stanza, vero? Nascoste nell'ombra? No.
Questa non sta molto calmo, James. Teoricamente quello che risulta meno è il 2, non mi sembra di averlo esplorato così bene, onestamente. Io direi di riesplorare il secondo di piano, perché delle mancanze qui ci sono state, quindi molta calma. Questa è dove c'era la pistola, ma non dà tante soddisfazioni. Si riesce. Si prova sul corridoio. Oppure... Cioè io dovrei stare lì ad esplorarmi di nuovo ogni stanza per capire cosa si è mancato e cosa non si è mancato. Però diventa un po'... Allora... Questa è aperta. Ah, ma sono di nuovo qua. Ma vaffanculo, va. Allora. No. Ma questo è tutto secondo piano, effettivamente. Io stavo per dire, ma questo è il secondo piano. Qui è dove c'era la TV. Ma non dovrebbe esserci nulla di... di realmente interessante, oltre alla gente morta. Perché lì c'è... Perché c'è questo... Nella freccetta c'è pure questo doppio... Ah. E io qui sono uscito? Non mi ricordo. Mi ricordo mai. Sembra di sì. 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 Panico. Allora. La 2-7. Diciamo che mi sto muovendo un po' a caso, perché effettivamente mi sono perso. Non lo volevo dire, però mi sono perso. Mi sono... Questo cos'era? Ah, questo è dove si è spostato l'armadio. Ok. Ma è andata praticamente come... È questa, giusto? Non è questa? Sì, perché poi c'è la 2-6, la 2-6... Vabbè, no, questo è abbastanza chiuso. Che cosa è questo? Ah, questo l'ho letto, vero? Non è vero? O sì? Pensi che sia crudele, ma ti sbagli. Questa prigione l'ha creata tu, ti osservavo... Sì, l'ho letto. Due monete... Alla ricerca disperata delle due monete, perché... Quindi... Allora io direi riscendiamo un attimo. Io non so se tornare dove c'era la piscina. Là. Non so se tornare là... Perché? Ma la 105 ci sono stato? Ti cazzo di numeri, quante minchia di stanze, non se ne capisce più nulla. Scivolo dei rifiuti pure servizio, non utilizzare... Vabbè, diciamo che è stato risolto un po' a modo mio il problema. No. O almeno. Ma io voglio riprovare ad andare là fuori, perché... Com'è possibile che non sto riuscendo a capire... Comunque Eddie non me la conta, giusta? Cioè... Eddie,
Are you gonna be okay? Che poi è quel Eddie, ci ho pensato ora. Ma ancora. Ah, ma ancora sta sboccando da prima. Ah, beh, allora stai. Stai una favola. Cazzarola. Ma io non credo possa esserci tanto altro qua, onestamente. Farei un giretto veloce in modo da. Questo che dice? Dalle 8 alle 19 in ore diverse di chiedere assistenza alla reception, quindi via. Qua? Scherzavo? No, via perché mi sdrumano. Là c'è un punto in... Aspetta. Perché? Cos'era quel punto interrogativo? Io non ricordo. Non ricordo, quindi. Di qua, però. Ah, no, ma è... Ma non... E cos'è il... Il merdaio dell'immondizia? Sì, è l'immondizia, vabbè. Allora. No, la 112... Cazzo, io non sto riuscendo a trovare le altre monete. Mi si è completamente fregato il cervello. Parco. Se io esco... Allora, vediamo. Alla 101, ma la 101? Io alla 101 non ci sono stato, in teoria. No, scusate. Ma sicuramente non ci vado di... No, giusto, ci... Aspetta, cazzo! Allora, sì, perché? Vediamo. Allora. E il giro da questo lato, poi il giro dall'altro lato, quindi di qua. Si esce di qua, la 101. Quale stanza è? Dov'è questa stanza? Qualche finestra, sicuro, che ho completamente... Allora, intanto stai calmo. Mi sa da questo... Madonna, sta zona c'è un frame rate un po' particolare. Scusami, dov'è sta stanza? Vabbè, ma non mi dire il primo piano e poi non è il primo piano. Questo si può tirare? No. No. Cerca di sminchiarmi. C'è una mappa. Ah. Io lui lo farei anche fuori, onestamente. Ecco qua. Mi sa che è il momento dove usare la siringa. Ok. E magari si evita di stare in critico. Porca miseria! Mamma, non ci prova. Ok. Forse è morto. No, volevo capire un attimo a livello di... Almeno fatto fuori lui, gli altri non dovrebbero salire. Forse. No, non possono salire, dai. Quindi vabbè. Io non sto capendo... Possono salire, va bene. Quindi via. Porca merda! No, beh, comunque non... Di qua si fa poco. Pff.
Il problema è che le chiavi le usate, quelle che ho le usate tutte, e non sto capendo se può esserci una porta che magari devo aprire. La 201, dove stava? Al secondo piano. Ok. Se io provassi a salire al secondo piano, no? Tipo, facciamo questo. Questo è il secondo piano, ok. E questo è in fondo? No. Sì, e questo è in fondo. Questa era chiusa o aperta? E se è chiusa, perché è chiusa, effettivamente? No, mi manca una chiave. Cazzo, mi manca una chiave. Mi manca una chiave. Mi manca una chiave. Questa è stata esplorata? La 202 cosa aveva? Il primo infarto praticamente, il primo coccolone. Vabbè. No, vabbè, primo manichino ci poteva anche sta. Ma io direi che si deve ripartire un po' con l'esplorazione, perché se no qua si rimane un attimo inguaiati, quindi tante domande, tanti dubbi, tante robe, poche risposte. Allora, problema è che questa minchia di zona non mi sembra così elaborata a livello di. Allora, qui è dove c'era il discorso. Va bene, il rompicapo. E qua ci siamo. E fin qui effettivamente ci siamo anche. Che comunque è assurdo, pensavo fossero quattro numeri, invece erano tre effettivamente. Vabbè. Cos'è che non ho esplorato? Quelle sono tutte chiuse. Tutte completamente chiuse. Beh, la 201 è chiusa perché. Il terzo piano. Il terzo piano. Io sono abbastanza sicuro del fatto che devo tornare al terzo piano e cercare di capire come fare il giro della zona inagibile. Non è possibile, cioè. Non può essere completamente bloccata quella parte. Non esiste. Dove sto? Ok, la scala è qua. Perché non si può, quindi. Allora, il terzo piano è questo. Ma questa porta è chiusa. Cioè, per questo proprio non me la conta giusta. Quindi vuol dire che in qualche modo si deve poter girare di qua. Si deve. Non si può, si deve. Il problema è capire come. E ora non mi ricordo nemmeno più come arrivare al terzo piano dall'altro lato. Era, mi sembra, facciamo un piccolo esame della zone, della situation, di qua. Questa porta? No, non di qua. Dovevo uscire di nuovo di qua. Ma a meno che, aspettate un attimo, perché io ho tirato la scorciatoia e poi sono. Io posso salire fino là sopra. Ma non ci sono salito.
Che cosa vuoi tu? Allora, ti conviene starci morto. Non vuoi avere a che fare con me. Ok. Hai capito, strozzone. E mi sa che non sono... Ecco qua, è finito il sogno, va bene. Allora. Si riscende. E si torna da questo lato. E da questo lato... Esattamente. La scala, ok. La scala. La scala per ritornare al terzo piano. E no, ripeto, non... Non me la conta tanto giusta. Io risalverei un attimino. Non mi ricordo quando ho salvato l'ultima volta, quindi... Via. E quindi... Secondo me c'è un altro di quei buchi. Secondo me c'è un altro di quei buchi che io sto mancando. Perché sono orbo. E anche perché è buio comunque alla fine, cioè... Guardo le pareti perché non si sa mai, ma non mi sembra che... Questo si può spingere? No. Ritorniamo qua. Questa porta era il merdaio. E qui ci sono i vari buchi. Io vorrei capire come arrivare dall'altro lato, però. Perché ci si deve poter arrivare in qualche modo. Il problema è come. Il problema è come. Ma lì è chiuso pure. Questo niente. Qua. No, non quadra, non quadra, non mi quadra, perché non mi quadra? Allora. Non è che da qua magari James fai un salto di quelli importanti. No, beh. Sarebbe troppo comodo. Quanto minchia devono complicare la vita. Questa? Ah, questa è chiusa. E che tra l'altro spuntava lì. Tra l'altro spuntava lì. Sono fortemente confuso. Che cos'è? Perché suoni? Perché suoni? Perché stai suonando? Eh? Non ci posso credere. Guarda che figlio. Certo pure io. Si nasconde apposta. Ma io non ho parole. Che stronzo che sei. Perché era vivo? Vabbè, nel dubbio non lo è più. Allora. Ma no, ma questi sono tutti... Esatto. Sono tutti balconcini che finiscono lì, cioè non hanno un granché da dire. Lì dove... Secondo me ci sono diversi di questi pertugi, però... Però non li trovo.
però non arrivo a trovarli. Allora, un attimo. Ricalibriamo la situazione. Allora. Facciamo un castello mentale. Abbiamo 3 monete su 5. Abbiamo 3 monete su 5. Una trovata nel passeggino fuori, dove c'era la piscina. Una trovata nel merdaio, sì, perché ha tirato via la moneta. L'altra nella stanza del rompicapo dei numeri. Che rispettivamente... aiuto. Cos'erano? Primo, secondo e terzo piano? Ma... Non mi ricordo. Perché? No. Ma posso farmi sto cazzo di posto per 10 volte? Perché non riesco a capire dove devo andare effettivamente. Ma serio? Ma davvero? Ma seriamente? Perché dovrei tornare in queste zone? Qual è il vantaggio? No, qui dove c'è la pistola? Ma non c'era niente, effettivamente. Oltre la pistola? Non è che c'era roba. Là è la zona della TV. Però se io guardo la mappa... Aspettate un attimo. 301. Ok, si è capito una cosa. La 301 è collegata direttamente al secondo piano, perché dove c'è la 201. Quindi questo vuol dire che prima devo trovare la chiave per aprire la 201, effettivamente. Poi, di conseguenza, posso salire al terzo piano e quindi farmi tutta quell'altra zona. Bella minchiata. Quindi il nostro obiettivo è trovare questa chiave che non si sa Dio dove sta. Solo lui lo sa. Che magari qua... 9? Sarebbe stato troppo comodo. Ma poi ripete, tutto buio. Io non vedo una piccola... una little minchia, nemmeno la vedo. Quindi non... Allora, calma. Io non sono uscito in quel balcone. Cazzo, cazzi, ferma tutto. Ferma tutto. C'è un balcone. Inagito, inagibile. Inagibilito. Di qua. Ferma tutto. Perché non c'è la freccia. Aspetta. Qui. E c'è esattamente... Un cazzo, effettivamente. Ma davvero? Ma serio? Niente? Quella scala? Dimmi che si può... Ma non ci posso credere che sei stronzo a sti livelli. Sì, ma sarai stronzo, James? Non ha tanto senso, perché... Ma magari...
Io sto pensando, dove stava? Dov'era? Dov'era Pyramid Head? Che mi ricordo che c'era. Che c'era? Allora, dove si attivava la radio in maniera molto caotica e confusa? C'era un punto, me lo ricordo. Lo ricordo bene. C'era un punto dove per un motivo o per l'altro si attivava la radio in un modo bestiale e c'era effettivamente una grata con il buon Pyramid Head dietro a fissare. Non so se può essere utile, però è uno di quei posti che ora non ho riesplorato. Quindi questa è chiusa. Penso di dover salire al primo piano per quello. O al primo o al secondo. Chi lo ricorda? Calma. Stiamo buoni. Allora di qua. Primo. Questo è il secondo in realtà, però vabbè. Questo è il secondo. Scusate, ma se questo è il secondo. Era il secondo piano? Oh, ma è pazzesco, non sto riuscendo a ritrovare quel posto. Non è che qua magari ce l'ha in mano una moneta de merda, no? Una chiave, no? Nove? Oh. Io non sto ritrovando quel posto. Io non sto ritrovando quel posto. Com'è possibile? Io non lo sto capendo ora. No, là c'è la. Calma. No, ma risalendo si va al terzo di qua, che è chiusa, che magari qua. No, vero? Sempre non c'è nulla. Comunque non c'è modo di entrare, ma che bastardata! Allora. Io ho capito dove voglio andare. Il problema è che non mi sto ricordando dove sta quel posto. Cioè, al terzo non è sicuro, al secondo mi sta venendo un dubbio. Io penso al primo a questo punto, però. Perché non lo arrivo a ritrovare?
Primo si intende la parte più bassa comunque. Quindi forse mi è venuto in mente, forse che ho avuto un'illuminazione. Questo è un cesso. No, questo è un cesso a tutti gli effetti. Nel cesso non mi sembra esserci qualcosa. Questa porta è chiusa. Ok. Questa è chiusa. Questa che è aperta cos'è? 106. Deve essere così complesso trovare una chiave. Opus 82 numero 3. A me sta cosa pure non è che convinca più di tanto. Sto discorso di sto piano 82 numero 3. Non lo so. Non lo so, Rick. Qua non sembra esserci niente. Qua c'è nulla. Che non riesco a ritrovare quel posto. Allora, qua, frattempo, che sta succedendo? No, vabbè. Allora. Là si esce sempre dove c'è la schifo di piscine, va bene. Ah, i punti interrogativi mi sa comunque dove stavano le monete? No? Forse. Io non trovo più quel posto. Cioè, non trovo più la zona del... La zona dove stava il Pyramid Head, dove c'erano le grate. Ma mi ricordo che si saliva per raggiungerlo. Non lo so, ho questo ricordo, questo... Perché si saliva? Cosa c'era effettivamente? Cosa c'era che mi sta... A me sta zona qui che però non mi sta convincendo. Questo cos'è? Questa cazzo di zona cos'è? No. Allora. Sto passando dagli stessi punti, non so che numero di volte. Madonna, non è possibile! Sempre qui vado a finire! No, 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 completamente andato di testa, aspettate, come cazzo è possibile? Oddio, allora. Rose, parco. No, quella l'ho presa. Le scale. Secondo piano. Era il terzo piano? Scivolo intasato.
Aspettate un attimo. Qua. Dove in fondo? Non è qua. Boh. Allora, un attimo, perché io dovrei capire intanto dov'era la zona... La prima... La... Sì, stava qua effettivamente, perché qui è dove io vedevo che non potevo raggiungere lo scivolo. Dal terzo piano è dove effettivamente ho fatto quel discorso, e al primo piano è dove... E ok, ma allora io non... comunque non sto riuscendo a capire. A meno che le monete non siano 5, la sto cagando completamente. Ma non penso, ma non penso, mi sembra, sembra stupido come discorso. E da qualche parte ci deve essere sta chiave. Il problema è che andare a trovare una chiave in un minchia d'appartamento su tre piani al buio diventa tostarello. Quindi salgo, scendo di nuovo al terzo piano, può avere un senso? Tiè, mi stavi sulle palle. Allora, non si può salire più di così, vero? Sarebbe comodo. Perché è chiusa questa porta? Cosa c'è, un lucchetto? Non può, non riesce James? No, non si può. Vabbè. Secondo me... No, vabbè, qua è dove... Però... Io non ci sto potendo credere. Qualcosa legato ai balconi, per forza. Per forza. Per forza. Per forza qualcosa legato ai balconi. E altrimenti come dovrei fare? Questa non si cala. Lui qua non esce. Ok. Mi sta fondendo il cervello. Quello che non arrivo a capire è dove potrebbe stare sta chiave, perché sta diventando anche un po'... Ora sta diventando una rottura di palle, onestamente, cioè non... Quasi direi di provare a tornare alla reception, perché non mi quadra, non mi quadra. Allora, quindi scendiamo. La reception giù ancora, ok. Però non ha senso. Cioè io posso dire una cosa. Non ha senso perché l'ultima cosa che io posso visitare oggettivamente prima di pensare di entrare in quell'altra porta alla 201 è il terzo piano. Cioè io trovo una chiave
per arrivare al terzo piano, effettivamente. Quindi da qui, no? Ho fatto tutto sto discorso per arrivare. Porca miseria! Salute. Per arrivare a qui sopra. E quindi? Oh, i balconi tutti di quelli accessibili sono stati esplorati. Non mi convince il non avere un'altra chiave, però. E non avere. Non è che magari. No, ma non. Non avere un'altra chiave. Quanto deve essere misterioso e complesso Silent Hill? Non so, onestamente. Allora. Mi girano un po' le palle perché alla fine qualche progresso è stato fatto, però vorrei fare ancora di più a questo punto. Aspettate, io qua una volta ci sono stato effettivamente e non è che magari disgraziatamente qualcosa l'ho lisciata. Ah, guarda, guarda. Ah, ok, l'ho letto, questo l'ho letto. Vabbè, lì è chiuso, lì è sbarrato. Qua è chiuso. Qua dove siamo? Ok, 109, questa è l'unica che si dovrebbe aprire, sì, infatti. Ma. Qua è chiuso. Qua sempre alla scala si va. Ma come minchia! Allora, io andrei un attimo qua per capire un paio di situazioni. Ah, un dato di fatto è che mi manca una chiave e due monete. Fin qua. Perché magari. Cosa dice comunque il. Ma mi mancano chiavi, mi mancano chiavi. Quindi in ogni caso posso fare una sega. Chiavi, mi mancano monete, cioè. Ma io posso andarmene? Tutto il dubbio. Non posso, beh. No, ok. Ragazzi, vi giuro, se io guardo la mappa, non ho indicazioni di nessun tipo. Cioè, potrei andare ovunque, ed è un grande problema. Il poter andare ovunque non è un vantaggio in questo momento per me. Perché mi sto perdendo, cazzo!
106. Cos'è la 106? Poi torno in stanze dove già sono stato perché non mi ricordo niente, quindi comincio ad impazzire. 106. Ma non, questa non può essere una stanza. Allora, mi sto rompendo le palle adesso. Allora. Girando. Qua è dove parla di questo, di questa sonata, di questo. Più giro, più mi perdo. Più mi perdo, cazzarola. Ok, incazzatissimo. Ma volete. Mi è venuto il dubbio. Mi è venuto un enorme, spaventoso dubbio. Non è che dove c'era il passeggino, oltre che ad esserci la moneta, c'era una chiave. Potrebbe essere. Potrei essere così stronzo? A questi livelli? Si può? A questi bassi livelli? Tanto, a sto punto, nel dubbio ricarico. Però aspettate, perché qua su questi tavolini... Ah! Non è che mi sembra che sia sto granché. No. Ma no! Magari arrivare da qualche. Magari un qualcosa che proprio non vedo io a livello. No! Vai a fare in culo. Vabbè, ricarico. Voglio vedere un attimo qua il... La location. Però non è possibile. Dov'è? Ah, ok, vabbè. Ricarichiamo. Caccia Eva. Ai James. Io non so dove postare questa chiave, mi sto disperando, cioè. Una roba atroce. No. No. Allora. Oddio, la 109. Che cos'era la 109? Ma soprattutto come ci si arriva alla 109? Mi sa dal secondo piano. No, però aspetta. In qualche modo c'era arrivata la 109, però la 110.
primo piano 110. Allora, aspettate, 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 aspettate. Sto andando a tentoni perché se sta a capire in cazzo, allora. Ah, ma ci si entra da là, quindi non posso andarci, ma vaffanculo! Ma ci sarà un modo alternativo? Com'è possibile che tutte ste stanze sono... Questa finestra è Thanos, non si rompe. Chiusa. Quale volevo dire io? Quella, la 109. Ma non lo so. Che disgrazia. Ma è inutile che mi mette il punto interrogativo dove già sono... Lo so che cos'è il... La discarica. Perché continua a mettere il punto interrogativo? Potrebbe essere ancora utile? No che non è utile, per una minchia è utile. Allora. Io però non posso credere a sto discorso. Per una chiave. Penso sia quella la cosa che mi sta devastando. Una chiave di merda, allora. Qua non ci posso credere che... Non mi può fottere una chiave, non esiste. Ma io penso di aver esplorato praticamente tutto, cioè non sto riuscendo a capire cosa ho mancato. Ho esplorato più e più volte cosa sto mancando, che cosa sto cannando, perché qualcosa sta mancando per questa porta di merda. Perché devo interagire col vestito? No, ok, semplicemente interagisce. Qua niente. Non sarebbe stato il colmo, veramente. Ecco qua. 2000 anni di sfortuna, James. Capolavoro. Scusate, no, un attimo, perché a una certa diventa pure una mezza rottura di coglioni, e mo... Allora, abbiamo detto, scusatemi, cosa stavo pensando? Stavo pensando a qualcosa e mi sono scordato a che cosa stavo pensando. Giusto. No, perché anche solo per capire dove sta localizzata, non voglio andare a guardare nulla di... Ma così mi sta sembrando assurdo. 101. Allora.
No, aspettate. No, aspettate. No, scusatemi. Voi mi state dicendo che io ho buttato 2 ore per poi farmi dire qua che ai 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 ai. Vabbè, questo è anche il bello della diretta, dai, ci sta. Niente. Semplicemente. Non devo trovare prima le 5 chiavi, le 5 minchie di monete, devo fare prima sto discorso. Boh, vabbè, un po' una stronzata mi sembra. Però vabbè, e allora, quindi ragioniamo in base a quelle che abbiamo. 5 fuori, 3 brillanti monete. No, ho visto semplicemente per capire dove, come andarla a trovare. Ed era detto che prima si doveva completare sto discorso delle monete, avendo solo quelle che si avevano, quindi queste 3 iniziali. Vabbè. Io pensavo di dover andare a trovare 5 monete e poi effettivamente. Oppure andare a trovare sta chiave per capire do cazzo anna per. Vabbè, quindi no, non funziona così. 5 fuori, 3 brillanti monete. Prima sotto l'albero la fanciulla vedrete. Perché lui effettivamente dice: ma vai, porca puttana, il cervello però. Lui qua parla di. Prima sotto la. Una, due, tre, effettivamente. Niente, proprio il cervello. Prima sotto l'albero la fanciulla vedrete. Quale fanciulla? Dov'è sta fanciulla? Ruota. Ah, perché si ruotano. Oh, Madonna, si ruotano. Soffia il vento dietro la fanciulla. Un bel fiore cresce sotto l'erba sotto nell'erba tranquilla. Ah. Senti come cristallo. Allora, arriva poi l'uomo, raffinato e bello, alla pallida luce della luna, i suoi occhi lucenti come cristallo. Uomo raffinato e bello è lui, e in base a come lo dice. L'ultimo? Sì, perché lui dice alla pallida luce. E lì effettivamente c'è la. No, però della luna dice. Però la luce la fa. Stiamo calmi. Ragioniamo in ordine. La fanciulla vedrete. Quale fanciulla? Io qua di fanciulle non è che ne vedo, eh. Qua vedo lo zio Fester in una delle monete. Non vedo una fanciulla. E penso intenda fanciulla fiore. C'è il fiore. L'albero, qui c'è l'albero e qui c'è il fiore. Un po' il fiore a rappresentare la leggiadria, no? Della. La fanciullinità, la fanciullezza. E poi che minchia dice, scusate? Qua cosa c'è dopo. La spada? Ma a meno che. Ma se questo è un uomo raffinato e bello, è strana come situazione. Ma infatti lo dice anche. Ma io sono completamente andato. In 5 fuori 3 brillanti monete. Io ancora a cercare 5 monete. Ci so 5 fuori, ma so 3 le monete. Ma io sono completamente partito, cazzo. Vabbè. Prima sotto l'albero la fanciulla vedrete. Ma qua io di fanciulle, a meno che questa non sia intesa come fanciulla. Questa è una fanciulla? Io non capisco. Facciamo finta si tratti di una fanciulla. Soffia il vento dietro la fanciulla. Soffia il vento dietro la fanciulla.
Prima sotto l'albero la fanciulla vedrete. Soffia il vento dietro la fanciulla. Un bel fiore cresce solo nell'erba tranquilla. Qual è l'erba tranquilla? Cos'è intesa come erba tranquilla? Che è successo? Che è successo? Ah, è cambiato il coso. Ah, ok, quindi sono andato. Ah, è a più fasi. Ah, va bene. L'uomo si avvicina con la lama sguaiata, il suo volto scompare dietro l'arma affilata. La fanciulla fugge, l'albero è costretto a lasciare, corre verso il fiore. Lontana dal guerriero deve scappare. Verso il fiore, quindi lei fa un passo verso il fiore. Spada? Qua? Madonna! Dove un tempo cresceva un fiore, una gioia velenosa. Cosa? Dove un tempo cresceva un fiore, una gioia velenosa, dove un tempo c'era una fanciulla, una pietra riposa. Una gioia velenosa, quindi cambiando l'ordine degli addendi, quella dovrebbe essere una serpe, al posto della fanciulla, pietra, e qui c'è la tomba, no? Ok. E sulla tomba l'uomo resta persistente, poiché la lama non ha mai tolto la vita al serpente. Quindi andiamo a mettere qua. Ok, ancora, va bene. La bestia che i denti nella sua carne ha affondato, colui che ha fallito, colei che... ciò che è stato. Che i denti nella sua carne... Ora vi aspetta un compito ingrato. Di chi è la colpa per ciò che ha stabilito il fato? E mo la devi far complessa, però. La bestia... che i denti nella carne ha affondato, colui che ha fallito, colei che è ciò che è stato, non capisco. Di chi è la colpa di ciò che ha stabilito il fato? E qua, qual è il fato? Qual è la colpa? Chi è il perdono? Chi è che parla? La bestia che i denti nella sua carne ha affondato, la bestia, serpente quindi. Non bisogna fare domande, perché io non volevo metterla, io volevo fare un'altra cosa. Io avevo preso il serpente semplicemente per provare a metterlo al posto della fanciulla. Lui, io prendendo il serpente però e andando con la sinistra sulla freccetta, ha portato direttamente sul cazzafà là sopra. Quindi va bene, perfetto, va bene, basta domande. Qui abbiamo la chiave dell'appartamento 201, quindi si viaggia con un po' di ritardo però. Però, alla fine, salviamo, perché dopo tutto sto bordello, questi progressi non vanno buttati nel cesso, quindi, let's go, e via. Allora, 201, semplicemente mi tocca salire la scala che c'è qua, ok. Ah. Vedete, con un po' di calma, con un po' di persistenza, si può fare tutto. Certo, ci sono arrivato più o meno con un'ora e passa di rincoglionimento, però ci siamo, dai, l'importante è questo. Via. E mo è roba nuova. Allora, dove siamo intanto? Siamo qua dentro. E a livello di... che era? Che cosa? Siamo calmi, non provare a farmi prendere. Ok. Cazzo, faccio lo zoom sulla stanza. Una stanza è una. È una nota quella? Vabbè, calma. Questa? È una porta non porta. Che non porta. Ok. Ah, cazzin!
Ogni volta deve spuntare. Porca puttana! Oh merda. Oh merda. Pappa, cosa sconce? Un attimo, accendo la luce. Testa di piramide. Ma che fa? Lo vedo un po' confuso il ragazzo. Stupida, stupida come cosa. Come nell'originale, d'altronde. Vabbè. Ma sarai rincoglionito comunque. Oh, ma poi tutti i posti dove può andare a sparare comunque sul... Ah, l'ha sentito. Tranquillo? Non è successo niente? E gli si deve andare dietro, non ho capito. Cioè, hai appena visto un'entità, diciamo, un attimo fuori dalla norma. E l'idea cos'è? Quella di seguirlo? Fazzoletto. Va bene. Vabbè, te lo metto in tasca, non si sa mai. T'a posto? Non sembra. E vabbè. Questa cosa comunque di andarci dietro, cioè è particolare di su. Ma che cazzo ho fatto qua? Ok, dove siamo? Non c'è una mappa qua. Interessante. Non c'è una mappa e quindi è una zona. A livello ambientale è sempre l'appartamento. Però un po' così, un po' decrepito. Comunque ribadisco, hanno fatto un lavoro bestiale. Bestiale, fino ad ora continuo a poterlo dire. Sul piano atmosferico, sul piano ambientale, sul piano sonoro. Sì, è sempre l'appartamento, ok. Colpi. Ho come l'impressione che a breve serviranno, in maniera anche... Oh cazzo. Allora. Mappa? Appartamenti Blue Creek. Io sono al secondo piano. No, sì, ok. Quello era il secondo piano. Ok.
Quindi sono altri appartamenti. Però questi sono... Tra l'altro non si vede... Olla! Ok. No, non puoi arrivare fino a qua sotto, non fare scherzi. Questo sembra un po' diverso a livello... Chi è? Però potevi premiarmi che t'ho preso da dietro. Oh, stronzo! No, 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 in che senso? Scusami, cioè, muori, sbocchi pure e devo prendere anche danno. Ma non ho capito il discorso. Ma vaffanculo, va. Niente, io con un po' di risorse da presso non ci posso proprio stare. Utility room. Che è? Non interagisce, quindi... Ok, chiusa. Ora lo sappiamo. Per rompere il muro, nuova meccanica. Vedete, con l'asse di legno... Minchia. Alla faccia dell'asse di legno. No, 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 vedi? Quello no. Quello no. Quello no. Quello è terribile. Quello è una cosa terribile. E la spengo e l'accendo perché onestamente... Onestamente, già ho capito quali sono le intenzioni e non mi piacciono per niente. Questo stronzo è nascosto da qualche parte. Non ci sei solo tu, lo sappiamo benissimo. No! Fa scherzi. Che fa? Non lo so io. Ti pareva, figlio di zoccola. No! Sbocca! Ok, porca miseria però. Porca mignotta! Sempre, sempre. Mai poter stare in condizioni ok, mai. Che infamata comunque, non è possibile che hanno questi scatti. E vabbè, l'abbiamo voluto iniziare a difficile, a complesso, quindi è complesso. Cioè l'ho voluto iniziare a difficile. Per complicarmi la vita, la vita. Allora. Ok. No. Che cazzo sono quelle? Farfalle tutte morte, tutte morte. Perché lo segna? Lettera M sulla porta. M di merchandising, ok. Firehouse. Una parola semplice da ricordare, va. Ok, ma fino a quando sono chiuse mi può anche andare. Questo salvataggio non è che mi ispiri più di tanto. E la devo usare perché... Ah, ma già ne avevo una comunque. Vabbè, allora non... Perfetto, dai, va bene. Allora, sto salvataggio è più o meno una salvezza perché ora... Aia. Che cos'è, Scott? Non si vede, non si vede, Scott. Ok. Merdaccia, devo salvare. Vabbè. Orologio.
Ah no, a parte qui okay, che Banca mi sa una lancetta, quindi si può fare ben poco. Henry scappa da Scott, si nasconde spaventato, è corso a ovest sull'altro lato. Ma tutte filastrocche! Ma ecco che arriva Mildred con ignota iniziativa. Scott è sdraiato a faccia in giù, non la vede mentre arriva. Ma Mildred e Scott sono lancette in questo caso, no? Per capire, perché penso di aver capito questo. Fatemi pensare, M di minuti, S di ore, chiaramente, no? Secondi! Secondi, però. Cioè, a livello potrebbe avere anche senso. E chi è occupato? H di scolopendra, ok. Qua ci sono proiettili. Qua. Io mi sto cagando addosso. Ok. Apri. No, no, no! Boh, ok. E perché mi si era staccata a me la cosa? Non ho capito. Allora, lì c'è un muro da rompere. Siringa, perfetto. Solo qua, ok. E via. Qua nel frattempo stacco un attimo qua. No, chi c'è? Stacca un attimo. Cos'è? Ah, vabbè, proiettili! Cosa? Ah, vabbè, gli scarafaggi mi sa che so. No, però non scherzare. Non ci posso credere, mi sta devastando. Sta merda di scarafaggio. Ma non ho parole. Dover usare una cura per uno scarafaggio. Allora. Ok. Maledetto! Sbocca! Ok, vabbè, ora questi sboccano, ho capito. Si vede che sono anche un po' diversi rispetto al solito. Colpi per la pistola. Ok. Direi che si sale. Tanto altro non si può fare, quindi va bene. Sì. Ma sì, ma infilati ovunque. Salvataggio, nel dubbio. Questo è il terzo piano, ok. Questo sta meglio di me, questo sta bene. No, beh, forse benissimo non sta, dai, vabbè. Mi sta dando parecchi colpi. E parecchie provviste. Non ci casco, amico. E quanti siete? Ho capito che... Non è che si alzano gli altri? No, vero? Mi auguro di no.
Oh merda. Vabbè, senti. Io non ci posso credere. Ma non ci posso credere. Morto con un colpo? Boh. Un headshot è bastato e l'ha tirato giù. Sono un botto. No, no. Aspetta che qua... Qua non la vedo bella la situazione. Infatti. Via. Mamma mia. Non ci posso credere, ma... Apri un attimo. Allora, si potrebbe andare qua a sinistra. Lui non... nel dubbio non interagisce. Ah no, che è chiusa. Va bene. E tornando un attimo qua, facciamolo in ordine, cerchiamo di capire. Madonna, i suoni. Questo? No, 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 devi attaccare lui, perché questo non è morto. Ok, è morto. Va bene. Sa che c'è una parete distruttibile. Sì, però allora, prima della parete distruttibile, che mi sa che è principale come discorso, andrei un attimino di qua. Cazzo, sì. E dimmi un attimo, chi dei tre? Il manichino che non si alza è una benedizione. Loro? Ok. Nessuno si alza? Ma qua guardi, ma... E se si alzassero dopo un evento? Perché non prendi più la mappa? Sapete che il muro forse non è così tanto principale alla fine? Cosa? Ok. Guardate, sto muro, cos'è? Dove da? Entra. Ah, oddio. Ci sta. Ok. Questa è. Ma. Ah, ok, non dall'altro lato non vede. Ah, ok, no, per arrivare qui alla fine, quindi. Siamo calmi. Lì, ok, è una stanza, un corridoio che si va a chiù. No! Via! Ma è morto? Ok, non viene, quindi va bene così. E questo? Va bene. Ok, questo è quello che si vedeva da quel lato, quindi esatto. Piccola, piccola, leggerissima scorciatoia, sempre utile. 307. Questa si apre. Questa si apre. Ok, c'è una radio a tetta, non l'ho mai... a tetto, non l'ho mai vista. Cosa hai segnato? Radio. Beh, cominciano ad essere parecchie le risorse. Se non avessi fatto tante cazzate prima, magari potevano essere ancora di più. Vabbè. Ma questa è bella questa. Ah, però è proprio collegata alla radio la. Ok. E quello che cos'è? Intanto questa non credo... No, non si apre. Stavo per dire, non credo si apra, ma si apre. Per fare cosa? Aspettate, andiamo in ordine perché mi perdo. Qua, ok, va una valvola, più chiaro di così. Questa radio, quindi...
posso toccarla, non ci posso realmente interagire, quindi per ora rimane così. Per ora. Poi si vedrà. Scusa, non volevo. Ah, si è chiusa. Fa scherzi. Lui? Ok. Che secondo me se uno non li attacca prima, poi si alzano, quindi forse mi sto salvando da innumerevoli problematiche. 306, l'ho vista, non mi ricordo dove, però l'ho vista. Quindi ok, e qua c'è una valvola. La devo tirare via? Gira. Mo. Cosa? Vieni qua, vieni qua. Magari vieni, così faccio il giro. Oh la 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 la. Direi levati le coglioni. Ok. Calma. Dimmi che si alzano tutti. Oh merda. È brutta la roba. Come la mia mira più o meno. Come la mira di merda che mi ritrovo. Ah, va bene così, dai. Ma penso comunque che li dovevo togliere di mezzo. Avrebbero rotto non poche le palle fisicamente. Secondo me sarebbe stato. Va bene. Oh, tutte le risorse che ho trovato. Sti cazzi, è andato in mona completamente. Bene così. Ecco perché ho fatto ritrovare diverse risorse. Lui? No? Sei sicuro? Boh, facciamo finta che va bene così. Io sento ancora la radio, però. Secondo me. Vabbè, sarebbe stato anche gestibile a colpi di asse, però. Ah, bene. Ma come? Ancora. Via. Porca miseria. 5. Per fortuna si cominciano a trovare in maniera consistente i colpi, perché onestamente non saprei come andare a gestire un po' di robe. Quindi va bene così. Allora, qua mi sa che posso solamente andare qui sotto. Sì. Ecco qua. No, non me lo dire. Ti prego, non mi fare queste cose. No, non ci provare. Fammo scherzi, eh? Che lo so che sei qua. Quanto sono stronzi. Qua, che è successo qua? Il periodo quello? Dell'anno? Del mese? Dell'anno. O del mese? Dell'anno. Niente. Ah! Via! Ok. No, ma non ti si vede. Oh, cazzo! Boh! È morto, vero? Sì. Ok. Perfetto. Quindi, cosa ho preso? Colpi pistola, va bene. Maniglia. Giriamo. Aia. Piano.
Calma. Calma. Ah, va a togliere. Ok, va a togliere le varie catene. E mi è rimasta anche in mano. Che è da usare a quel punto. Ok, da andare a mettere da quella. Dall'altra parte. Ok. Ma perché questa violenza? Che cazzo, la pistola contro questi salva in maniera. Maniera importante. La valvola stava dove c'è la radio, quindi là, ok. E questi praticamente sì, in ordine. Man mano si rialzano tutti. No, non ho parole. No! No! Ho buttato tutti i colpi praticamente. E ancora mi devo ricordare. Oh cazzo, ma quanti. Ai ai ai, e ancora c'è il manichino comunque, sto pensando a questo, da qualche parte. Eccolo, merda! Ma se io non lo attiro con la luce, effettivamente, no? Non dovrebbe alzarsi. Cioè, loro sono attirati dalla. Esclusivamente dalla luce oppure dalla luce e il suono? Perché ora. Stava anche scattando, ma non è che ha dato. Merda, mi stava seguendo. Mi stava seguendo. Vabbè. Tant'è che sono qua. E ci siamo. Più o meno. Ok. Ah, ok. La lancetta delle ore. Eccola qua. Quindi andiamo. Si vede una sega. Come sempre, molto scuro. Scorciatoia. Ok, questa è inapribile. E qui ci siamo, ok. Da mettere effettivamente la lancetta qua. Ora è da capire, c'è solo quella delle ore. Scott. Si dovrebbe risolvere a sto punto questo indovinello. Ma io direi di intanto salvare. E a sto punto, andando a togliere magari la prima parte che è stata meno. Prima parte di sta live che è stata meno intensa e più lenta nell'andare a capire dove si dovesse effettivamente andare. Devo dire che si è recuperato tutto in questa seconda parte dove un compenso di emozioni, ecco. Quindi ci si ferma qua. Ci si becca a sto punto a. Non so quando, perché a sto punto devo programmare anche quelle che sono le live della prossima settimana. In ogni caso, quello che dico è che si continua ad oltranza con Silent Hill, fino a quando effettivamente non si chiude a questo punto. Quindi sì. Quindi ci si becca con la programmazione e, come sempre, da James, dal vostro amichevole Fulmicotone, è tutto. E dal pendolo, e dall'orologio qua, eppure, è tutto. E niente. Alla prossima.